Del lavoro di Francesca. Ogni relatore penso che possa chiedere o chiedere di meglio di avere una tesista che lavori come Francesca. È stato un lavoro attento, un lavoro prodotta monumentale direi. La decisione di passare da un videogioco virtuale a un gioco da tavola è stato una, diciamo, il punto di forza di questo lavoro e la motivazione che ha mosso Francesca nel farlo. La collaborazione con la professoressa Achille ci ha dato la possibilità di sperimentare anche quelle che sono alcune delle problematiche che ci possono essere nella rappresentazione delle carte, del tavolo da gioco, eccetera, ma soprattutto nella traduzione di quello che è analogico, di digitale verso analogico. Abbiamo dovuto, almeno io, ho dovuto fermare Francesca dicendo che la tesi era conclusa perché altrimenti avrebbe prodotto ancora più materiale di quello che vediamo oggi. Un lavoro attento, un lavoro preciso, un lavoro fatto con un'estrema dignità progettuale, ma allo stesso tempo con una capacità, un'acquisizione di competenze che è stata costante nel tempo dell'atto della tesi. Francesca, prego. Ringrazio il mio relatore per avermi introdotto alla mia tesi. Il titolo del mio progetto è Z-Spire da tavolo e consiste nel, come ha già anticipato, l'adattamento di un videogioco originale chiamato Z-Spire sotto forma di gioco da tavolo. Innanzitutto vorrei presentarvi cos'è appunto Z-Spire. Z-Spire è un gioco digitale americano prodotto dalla Megacrit, nato nel 2019 e venduto su Steam, che è una piattaforma di vendita di videogiochi. Questo è anche il capostipite del suo genere, infatti dopo di esso sono nati diversi giochi a sua immagine e somiglianza, quindi infatti possiamo vedere ad esempio Monster Train, Roguebook e Daisy Dungeons. Diciamo che io ho iniziato questo progetto non solo perché sono un grande fan del videogioco in realtà, ma soprattutto perché all'interno ho reputato che ci fossero diversi materiali che fossero, tra virgolette, facilmente adattabili in analogico. Infatti il primo gioco, come potete vedere, si basa interamente su un mazzo di carte che il giocatore deve costruire e potenziare per sconfiggere i nemici man mano che li incontra durante il percorso. Questa meccanica viene chiamata deck building, che in italiano sarebbe costruzione di mazzo, appunto. Io ho iniziato questo progetto a novembre 2020 e a febbraio 2021 è uscita la notizia che un'azienda americana di giochi da tavolo era entrata in collaborazione con la Megacrit per produrre effettivamente il gioco da tavolo ufficiale di Z-Spire The Board Game in inglese. Il Kickstarter, che sarebbe la raccolta fondi, sarebbe dovuto iniziare a primavera 2021, ma tuttora ancora non sono avute ulteriori notizie, anche se so che è ancora in lavorazione. Quindi l'Italia ha fatto uno zero e l'abbiamo anticipato. Per adesso sì. Prima di passare a una fase progettuale, comunque ho dovuto studiare, quindi sono passata per una fase teorica. E il primo libro che ho letto sul tema del gioco è Il nuovo Linderlitz di John Zwitzinger. E poi invece, per una fase più progettuale, sono passata a Theater Game Design di Jesse Schell, che è stata, diciamo, la mia enciclopedia per tutto la lavorazione del progetto. In un certo senso comunque mi sono dovuta improvvisare game designer anche grazie al supporto della mia collaboratrice, quindi la professoressa Valentina Racchiere, e del mio compagno Gianmarco Roia, che mi ha supportato per tutto questo percorso. È vero Marco, sei stato bravo, questo lo posso dire anch'io. Sei stato molto dietro. Diciamo che la prima fase della progettazione, nella prima fase di progettazione, ho dovuto focalizzarmi sulle differenze sostanziali che c'erano tra digitale e analogico. Per questa presentazione ci sarà il mio avatar digitale, che comunque potrà interagire direttamente con tutti i materiali delle slide. La prima differenza di cui ho dovuto colmare le lacune è una questione di spazio. Infatti, nel caso del videogioco, tutti i materiali sono compresi all'interno di uno schermo. Per un gioco da tavolo questo è molto diverso, in quanto ho dovuto studiare comunque tutti i materiali, sia per dimensioni che per quantità, in modo che fossero limitati all'interno di un tavolo da gioco. Poi un'altra differenza sono i materiali stessi.
in quanto ho dovuto trasporre tutti quegli elementi che erano digitali in analogico, in modo che fossero diretti, comprensibili e anche distinguibili l'uno dall'altro da parte del giocatore. Infine c'è una differenza di interazione. Infatti un giocatore ovviamente si approccia in modo diverso in fronte a un videogioco rispetto a un gioco da tavolo, sia per una questione di semplicità, anche nella comprensione delle regole, ma anche per una questione di credibilità. È una delle lacune che comunque ho dovuto riempire da digitale analogico è stato quello dell'automatizzazione. Infatti in un gioco digitale molte operazioni sono eseguite dal computer, il giocatore è guidato e limitato dallo script appunto del computer, e ho dovuto rendere il gioco da tavolo il più fluido possibile. La soluzione è stata innanzitutto di diminuire la difficoltà di calcolo. Quindi questo è un esempio molto basico, questa è la carta colpo in inglese strike, che è passata da un dado di 6 a un dado di 1. E questa operazione l'ho dovuta fare per tutte le carte e ho dovuto anche modificare gli elementi in modo che si potessero adattare a questa modifica. Ad esempio abbiamo delle meccaniche come quelle del vulnerabile e del debole, che nel gioco originale si calcolavano tramite delle percentuali. Purtroppo, avendo riunito comunque il danno a dei numeri singoli, non potevo più applicare queste percentuali e quindi ho modificato le operazioni in modo che fossero più semplici per il giocatore. Poi un altro supporto che ho dato per coloro che acquistano il gioco è all'interno del regolamento. Infatti, dopo una parte in cui comunque elenco tutti i materiali, c'è una sezione in cui spiego il setup. Quindi come distribuire al meglio i materiali in modo che questi fossero riconoscibili e soprattutto che i giocatori potessero ricordarsi le azioni da eseguire, anche perché man mano che la partita prosegue diventa sempre più complessa. Un'altra operazione, quindi la seconda fase della progettazione, è stata quella di selezionare le carte che ho dovuto trasportare in analogico. Per questo ho creato uno scheletro delle carte, che quindi sono divise in temi, e ho cercato di mantenere più o meno la stessa proporzione tra le carte presenti nel videogioco e quelle presenti nel gioco da tavolo. Inoltre, oltre ad aver selezionato delle carte, ne ho anche create dell'originale nuove, sempre con l'aiuto del mio compagno, che implementassero la meccanica della cooperazione. Infatti il videogioco di per sé è un gioco in solo, gioca solo una persona, gioca al videogioco. Però io, per renderlo più appetibile al pubblico comunque, ho aggiunto la possibilità di giocare di persone. E quindi ho aggiunto appunto la meccanica della cooperazione. Non sapevo che era. Ok. Perché più che altro stai cambiando colore, quindi vai. Ok. Ho aggiunto sia delle carte completamente originali, che sono in totale 12, e ho anche implementato all'interno del regolamento la possibilità ai giocatori di aiutarsi a vicenda. Adesso vi elencherò velocemente i materiali che ho dovuto trasformare da digitale a analogico. Innanzitutto abbiamo la vita, quindi l'identità, poi abbiamo l'oro. Poi ci sono gli oggetti, che sono pozioni e reliquie. Poi abbiamo l'energia e il mazzo principale. Questa è la prima schermata, poi c'è la seconda schermata, in cui si possono vedere le icone di eventi, mercante, tesoro, falò, nemici ed elite. Adesso invece vi elencherò comunque i materiali che praticamente avete davanti, non so se avete potuto vedere. Innanzitutto abbiamo la scatola, quindi che comprende, comunque contiene tutti i materiali, completamente illustrata da me. Poi abbiamo, non appena aperto la scatola, abbiamo il regolamento. E sotto il regolamento si possono vedere i boss, sono 9 schede boss che vanno posizionate alla fine della mappa e sono i nemici che si devono sconfiggere alla fine per concludere la partita. Poi abbiamo 2 schede personaggio. Ho selezionato 2 dei 4 personaggi esistenti nel videogioco, ho scelto Iron Man e Silent. E sopra queste schede si possono segnare energia, punti vita, blocco e ci possono posizionare i segnalini. Poi
poi c'è il mercante, in cui si possono acquistare degli oggetti, le carte oggetto, che sono le reliquie, le pozioni, e si possono anche acquistare altre carte. Poi abbiamo la mappa, che è divisa a metà all'interno della scatola, in modo che appunto potesse rientrare nelle misure. E sopra di queste vanno posizionate 4 delle 20 carte percorso che ho progettato. E diciamo che questa è la parte che, di cui sono più fiera, in un certo senso, della trasposizione, perché sono riuscita a adattare quasi completamente la casualità che viene dalla generazione della mappa all'interno del videogioco, che non è soltanto delle stanze, le stanze sarebbero le circonferenze con dentro l'icone, ma sono riuscita a creare casualità anche nei collegamenti fra una stanza e l'altra, e quindi diciamo di questo sono molto soddisfatta. Poi ci sono altri piccoli materiali come segnalini, dadi e pedine, che sono indispensabili in un gioco da tavolo, comunque per tenere conto di alcuni valori. Poi ci sono le carte pozione e le reliquie, sono 22 pozioni e 65 reliquie, che sono in una dimensione più piccola, in modo che comunque il giocatore, queste qui si accumulano man mano durante la partita, e per non fare in modo che occupassero troppo spazio, ho diminuito la dimensione della carta. Poi abbiamo il fulcro del gioco, che sono le 351 carte personaggio. Queste si suddividono in carte di Ironclad, quelle rosse. E chi le ha illustrate? Io. Ah, sì. Sì, poi io ho detto la fine. E le carte di Cyber, che sono verdi. Si suddividono in 3 varietà diverse. Ci sono carte comuni, non comuni e rare, che comunque ho dovuto progettare in modo che fossero riconoscibili l'uno dall'altro, e si può notare i colori che sono presenti sui bordi della carta. Ognuna di queste carte ha una versione più forte della carta, che si può distinguere dal colore sul nome della carta, che è del colore del personaggio corrispondente, con l'aggiunta del più alla fine del nome. Poi, fra queste 351 carte personaggio, abbiamo 10 carte maledizione e 15 carte stato, che sono delle carte svantaggiose per il personaggio. Poi abbiamo i nemici, quindi i nemici da sconfiggere. Ci sono 144 carte nemico, che suddividono in nemici primo incontro, nemici base, minion ed elite. Infine, finito con le carte, abbiamo 51 carte evento, che sono delle carte che pongono delle scelte al giocatore che possono essere vantaggiose o svantaggiose. Quindi, alla fine, l'insieme di tutti questi materiali produce il mio gioco da tavolo, se deve fare il gioco da tavolo. L'ultimissima cosa che vorrei farvi vedere, comunque, è la quantità di illustrazioni che ho dovuto produrre. Sono tra le 270 e le 280 illustrazioni. Adesso la qualità non è tra le migliori in questo video, però comunque ho dovuto programmare le mie giornate cercando di fare 3 disegni al giorno tutti i giorni, compresi i weekend, tutti questi mesi, e alla fine sono arrivata a tutto questo risultato. Grazie comunque per avermi ascoltato. Vuoi aggiungere qualcosa? Ha detto tutto? Senti, ma ti sviluppa cosa? Li avevo contattati perché gli avevo permesso più che altro per comunque produrre questo progetto, e gli avevo scritto già a novembre, mi avevano risposto sì, va bene, tanto se non è per motivi di lucro puoi farlo tranquillamente. E poi ci hanno pensato anche, e poi dovremmo tagliare, se si può provare. Ma infatti, secondo me, già lo sapevano più che altro, scusi, no? No, dico, riparliamoci. Oddio, sì, potrei, spiegando adesso è già in lavorazione il progetto. Ma tu sai che è stato arrivato? Cioè sai se è effettivamente già in lavorazione di sì, sono anche stato in contatto con loro. Io ho aiutato anche nel playtesting in realtà. Perfetto. Perché mi ha fatto molto piacere comunque vedere anche come lo stanno producendo loro. Ci stanno ancora lavorando. Cioè sei più avanti di loro questo progetto? Sì, anche se, devo essere sincera, io ho adattato 2 personaggi, loro li adatteranno tutti e 4. Quindi
Poi, però loro non illustrano niente di nuovo, loro usano le illustrazioni del videogioco, io invece ho visto tutto. No, proprio sarebbe interessante vedere la sovrapposizione del sistema, no? Che quello della la grafica, come loro hanno trasposto questa. Ma io secondo me, cioè per quello che ho visto come percorso di Francesca, sarebbe interessante che Francesca sviluppasse con loro la loro versione, perché le competenze che ha, adesso Francesca si nasconde dietro un dito, ma si è formata e secondo me questo lavoro l'ha portata a poter interagire con un team di progettazione. Eh sì, è un lavoro costante. Stefano, sì, me ne sono accorto. No, anche nella discussione queste cose si percepisce perché. Grazie, sono contento. L'hai fatto davvero con grandissima attenzione, quasi ossessione per sempre. Sì. E se l'illustrazione non era perfetta si andava in tempi di recupero dal terzo al terzo giorno, che facciamo? Ci vediamo, la lasciamo qui e pensiamo con il grande la Francesca. Con la valutazione di 108 su 110. Grazie. Noi siamo a posto, ci vediamo alla prossima tesi o a e appena diventerai un famoso game designer, ci aggiorno con la